Gli dà del filo da torcere. Altro che. Il rosso è bravo. È notevole, sì. Tu come stai? Cambia gioco! Grossa, e dai! Vabbè, guarda, tra la scuola di Amanda, la casa, il lavoro di Simonian e a volte quello del comune, non ho tempo di respirare. Fai sempre tutto da solo! E la piccola, come se la cava? Non lo so, non nomina mai sua madre. E quando lo faccio io si innervosisce. E svia l'argomento all'istante. E come ti sei organizzato? Stai vivendo a casa di Sandrine? Quasi sempre, finora. Ma, cioè, hai un'idea del futuro? Fammi capire. Non me la passi mai! Niente. Ehi, David. Ho paura, Axel. Tu mi parli del futuro, ma io... So solo che ho tenuto duro fino al funerale e adesso... All'improvviso non so più niente. All'inizio era come se fossi sotto anestesia. Non ce l'ho un'idea di come... del nostro futuro. Non so come regolarmi con una bambina, non conosco le parole giuste, non so che cosa cucinare. Come faccio a gestire questa situazione? Ma lei non ha nessuno, io e lei siamo soli.